L'atto finale della Serie A Team vede dunque uno scontro inedito. Da una parte, la conferma della Fortitudo, abbonata alla finale scudetto con 8 partecipazioni negli ultimi 9 anni. Dall'altra, la prima apparizione della Montepaschi, con una città entusiasta al seguito e un morale a 1000. In gara 1, la Montepaschi impiega 2 tempi per prendere le misure agli avversari. La skipper, che si presenta senza Pozzecco e Gaeton infortunati, parte senza paura e trova i canestri di un ispirato delfino per condurre il match. All'argentino dà una grossa mano Vujanic e la skipper resiste sino a quando non sale l'intensità della difesa a Montepaschi. Sono 2 gli uomini di Siena che cambiano l'inerzia della gara. Uno è Michalis Katsiusis, che apre la difesa a zona della skipper con i suoi canestri. L'altro è il regista Stefanov. Sarà lui a chiudere la gara, dopo che la reazione della skipper era arrivata a riaprire il match. In gara 2 Siena mette le mani sullo scudetto. Lo fa innanzitutto guidando sempre con autorità grazie ai canestri di Buzzi Torto. Poi mettendo a segno un tremendo parziale con cui sigilla la rimonta decisiva. La skipper, stanca ma mai doma, riesce a guadagnare un importante vantaggio sul 60-55 nell'ultimo quarto grazie ai canestri pesanti di Capitan Basile e di Milos Vujanic. Ma la skipper si ferma lì e la tenaglia Montepaschi la chiude in una morsa soffocante. I canestri di David Andersen e una grande difesa di squadra danno la svolta al match tenuto in pugno con sicurezza da Stefanov, il play macedone termometro di una squadra decisa più che mai a regalare a Siena il primo tricolore. Gara 3 diventa una passerella trionfale per Siena, che celebra la vittoria con largo anticipo sulla sirena finale. La squadra raccoglie il meritato applauso del pubblico e i festeggiamenti iniziano mentre in campo si sta ancora giocando. Fernando Minucci, allora ce l'ha fatta! Siena è campione d'Italia! L'emozione indescrivibile, un palazzo straordinario. Cosa devo dire? Siamo strafelici per tutti. Un lavoro costruito negli anni, la giusto premio, c'è stata la calma nei momenti importanti e questo è lo risultato. Questo è il risultato, tranquillità, serenità, le istituzioni e il Monte dei Paschi che ovviamente danno un grande sostegno. Cosa significa per lei il Monte dei Paschi, il primo scudetto della storia a Siena? Il primo di una lunga serie. Cosa significa questo scudetto? Oh, è una gran vittoria, sono contentissimi. Per te è un'altra grande soddisfazione della storia Siena? Ma è stato il primo scudetto e anche per me. La tua gioia è il primo scudetto? Contento e basta. Una grandissima gioia, un sogno che diventa realtà. Grande gioia, ho più da dire. Cosa significa una città come Siena, una grande cultura sportiva, la vostra programmazione, la volontà di mettere risorse economiche, lo scudetto? Credo che per Siena sia una grande cosa, è la dimostrazione che quando mettiamo insieme le forze possiamo fare tutto. La sua sensazione ad aver vinto lo scudetto, cosa avverte in questo momento? Che siamo campioni d'Italia e che ce lo meritiamo. Well, I'm very happy, you know. That's what we came here to do, and we've been good all year. I just wanted to, come out and play my best and try to get a win. Ecco
contribuito a far entrare Siena nella storia. Il primo scudetto è un'emozione particolare. Guarda lì lo scudo col numero uno. Cioè, è bellissimo. Guarda che tifosi qua, tutti sono animati. È un gran casino, mi piace da morire. Cosa differenza vincere a Siena o vincere a Bologna? Sai, Bologna si aspettavano. E Siena è la prima volta, allora è bellissimo. I think you can just look and see the energy in this building to understand what it means. Right now I'm losing my voice because we came out and did it. We 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 did it.